Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la liturgia ci pone dinanzi il tema molto forte, impegnativo, diciamo così, della persecuzione del giusto ad opera di chi giusto non è. Vedremo poi di soffermarci un po' sul Libro della Sapienza, che è un po' la chiave di lettura di quanto abbiamo ascoltato nel Vangelo. Siamo nel capitolo 7 del Vangelo di San Giovanni, che mostra come già precocemente contro Gesù si era scatenato un odio talmente grande da parlare di uccisione, arresti o cose di questo genere. La pagina del Vangelo termina dicendo: nessuno riuscì a mettergli le mani addosso perché ancora non era giunta la sua ora, che ci fa ricordare come i giusti sono protetti dal Signore. Cioè, Gesù è stato arrestato ed ha affrontato la sua passione esattamente quando il Padre ha permesso questo, prima nessuno lo ha toccato, anche se molti lo odiavano, e questo ci dà anche grande speranza e consolazione. Però dobbiamo porci una domanda tutti: perché tanto odio contro Gesù? Sapete che Gesù, a differenza magari di alcuni esseri umani, no? Sapete che gli esseri umani sono sempre imperfetti, e anche gli uomini di Dio, i santi, qualche difettuccio ce l'aveva. Per esempio, quelli che ce l'avevano con Padre Dio dicevano che era troppo burbero, che era santo, però era troppo burbero, quindi te ne mandava, cacciava la gente dal confessionale, quindi che so, ste cose. E nella storia della Chiesa c'è sempre stato qualche episodio di questo genere. Però, secondo noi, Gesù aveva qualche difetto umano? Sì o no? Non credo. Era antipatico Gesù? No. Era l'uomo più umile del mondo, era l'uomo più umile del mondo. Era semplicemente santo, certamente. Le sue virtù trasparivano. E quindi qual è la ragione per cui tutti ce l'avevano con lui? Qual è? Perché lui era santo e gli altri no. E solo la presenza del santo nei confronti di chi santo non è, gli urta il sistema nervoso. E glielo può urtare talmente tanto da giungere all'odio. Un odio che si concretizza nella volontà di uccidere la persona. Guardate che Gesù, adesso noi sappiamo la spiegazione teologica, che è vera, del perché Gesù è morto in croce. Lo sappiamo per i nostri peccati, per la redenzione dell'umanità, ma sul piano umano, se uno guarda la vicenda umana, Gesù è stato messo a morte da alcune autorità religiose del suo tempo, che non lo potevano vedere perché lui era santo veramente, e mentre invece loro si atteggiavano da santi senza esserlo, addirittura facevano una doppia vita, ostentavano una santità inesistente, facevano una vita lontana da Dio. E questo uomo, chiamiamolo così perché lo voti questo era semplicemente un'accusa vivente della loro incoerenza. Sul piano umano questa è stata la vicenda di Gesù. Ora cosa dice il Libro della Sapienza? Andiamo un attimo a rileggerlo, no? E poi concludiamoci. Dicono gli empi tra sé ragionamenti errati, lo rileggiamo insieme. Tendiamo insidie al giusto perché c'è l'imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, solo per questo. Ci rimprovera le trasgressioni della legge, ma certo Gesù con tanta dolcezza, ma se veniva interrogato sul bene o sul male, lo diceva che era il bene e il male, e ogni tanto qualche predica finalizzata a colpire qualche peccato degli ascoltatori certamente la faceva. Ecco un primo punto, no? Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da lui ricevuta. Gravissimo peccato, quindi, dire, anche se con dolcezza e con amore, la verità agli occhi di chi ha deciso di non volersi convertire. Poi ancora, proclama di possedere la conoscenza di Dio, si dichiara figlio del Signore, esattamente quello che Gesù ha fatto. Io Dio lo conosco, io sono il figlio di Dio, questo lo ha detto Gesù. Oh, il Libro della Sapienza l'ha scritto centinaia di anni prima, l'avvento di Gesù. È bello vedere nella Sacra Scrittura come era già tutto scritto, no? È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Sto sempre leggendo, la parola di Dio. Ci è insopportabile solo al vederlo. Lo diciamo pure tra noi, no? Quello meno lo vede meglio sto, lo diciamo ogni tanto purtroppo. Perché la sua vita è diversa da quella degli altri. Ecco il punto fondamentale. La sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Le nostre abitudini, qui
schivano, lui le schiva come immondizie, dice il testo. Proclama beato alla fine dei giusti e con cora si vanta di avere Dio per padre. Ed ecco come cambia il tono adesso la prima lettura. Vediamo se le sue parole sono vere, vediamo un po'. Proviamo. Se il giusto è figlio di Dio l'assisterà. Allora mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Gesù questa prova l'ha superata alla grande. È andato alla passione, come dice il profeta Isaia, come agnello condotto al macello, come pecora muta dinanzi ai suoi peccatori, dinanzi ai suoi tosatori, non aprì la sua bocca e dalla croce ha pregato per quelli che lo odiavano, gli volevano del male. La prima parola che ha detto è: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E termina questo sfogo degli empi: condanniamolo a una morte infame. Sapete che ai tempi di Gesù la peggiore, più infamante condanna a morte era essere condannata alla crocifissione, ed è quello che lui ha vissuto. Poi però c'è la finale della sacra pagina che ci dà consolazione. Questi la pensano così, ma si sbagliano. Io aggiungerei: si sbagliano di grosso. La loro malizia di accecati non conoscono i segreti di Dio, non sperano salvare per la santità né credono la ricompensa delle anime pure. Allora c'è un piccolo problema. Questo mondo, noi molte volte ci lamentiamo, sembra che questi empi abbiano la meglio, che i giusti facciano una vita da derelitti, sono perseguitati, sono messi in ridicolo, a volte sono fatti fuori, i martiri ci sono anche oggi, e noi diciamo al Signore: ma perché permetti tutto questo? E dice: calma, i conti si fanno sempre sul lungo periodo, non c'è soltanto la vita terrena. Voi immaginate la faccia che avranno fatto quelli che hanno messo in croce Gesù, perché c'è stato quando si sono trovati dall'altra parte, ci penso spessissimo. Saranno morti questi qui, no? E quando sono morti, che è successo? Ci abbiamo mai pensato, che è successo? Se ne vanno dall'altra parte e che trovano? Forse prima non ci credevano che Gesù Cristo era il figlio di Dio. Quando sono visti davanti, dopo che sono morti, che è successo? Che hanno pensato? Immaginate la scena. Cioè, l'orizzonte non finisce con la vita terrena, si va oltre. E quelli che il giorno in cui Gesù ha sofferto, è stato morto in croce, le pie donne abbiamo appena fatto la via crucis, che ci hanno avuto il coraggio di andargli dietro, tutti quanti a dire: guarda questi che fanno dietro al falso profeta, al manto di Galilea, e così gli avranno detto. Quel giorno che hanno visto veramente chi era Gesù, che ha capito come le cose cambiano da così a così. Noi siamo su orizzonti ampi, e anche se in questo mondo molte volte le cose sembrano andare storte, non abbiamo mai timore, perché Dio le metterà tutte quante dritte. Io ho raccontato tante volte e chiudo: c'era un caro saggio prete, adesso è passata la miglior vita, che amava dire sempre così, anche quando ogni tanto gli parlavo, dice: sai, c'è sto problema, c'è quest'altro problema. Ricordate sempre una cosa: nell'altro mondo Dio fa sempre giustizia, sempre, da tranquillo. Qualche volta la fa anche qua giù, perché se ritiene opportuno che c'è qualcuno che è stato un po' troppo, come dire, vessato, ingiustamente perseguitato, lo riabilita anche su questa terra. Padre Pio ha vissuto come un criminale per un paio d'anni, non poteva neanche celebrare in pubblico la messa. Uno dei più grandi santi di tutti è stato zitto, buono, benedetto la chiesa, e poi è stato riabilitato anche in vita. Ma comunque, dall'altra parte, le cose il Signore le aggiusta sempre. È un mistero di cui dobbiamo prendere atto. Cioè, in questo mondo il male esiste, le persone cattive esistono, e molte volte sembrano prevalere sui buoni. Ma i conti si fanno sempre alla fine. Noi stiamo finendo la Quaresima, passeremo per Giovedì Santo, per Venerdì Santo, per Sabato Santo. Dobbiamo sempre ricordare che la storia finisce il giorno di Pasqua, finisce il giorno di Santo, e il giorno di Pasqua si realizza in maniera soprannaturale. Ecco, l'altro proverbio popolare lo conoscete, no? Come dicono: chi ride bene, chi ride urla. Sembrava che tutti che avessero vinto i cattivi, e invece quella vittoria non era altro che l'anticamera della definitiva sconfitta. Questo deve darci sempre grande speranza, purché la nostra coscienza sia sempre pura e limpida davanti al Signore,
non dobbiamo temere nulla. E se il Signore permette che qualche persona sia cattiva, ci faccia un po' di male, allora perdoniamo, come ha fatto Gesù, e ci affidiamo alla sua giustizia. Se il Signore vuole proteggerci e difenderci in questa vita, grazie, altrimenti certamente lo farà a tempo e momento opportuno. Bene, chiediamo alla Madonna che ci dia la grazia di essere sempre perseveranti nel bene, non temendo nessun tipo di male, nessun tipo di persecuzione, ma confidando sempre nell'aiuto del Signore che non manca di essere vicino a chi lo cerca e a chi prova, pur con tutta l'umiltà e la semplicità, a fare quello che lui vuole. Siamo lodati Gesù e Maria. Grazie.